Quattordicesimo appuntamento con Terzo Tempo, buonasera a tutti in diretta su Bisceglie Viva, eccoci qua, che fine settimana assolutamente da non raccomandare ai più piccoli, quello che hanno vissuto le formazioni bicegliesi, non possiamo sicuramente essere contenti di quello che è il bilancio complessivo. Il Bisceglie ha pareggiato 0-0 a Reggio Calabria. Quello che è invece andato male nel weekend è stato tutto il settore maschile per quanto concerne il calcio a 5 e il basket, con delle eccezioni nelle categorie minori. Ha perso Dipinto Panifici sul campo di Recanati nella partita più lunga nella storia del basket bicegliese, durata ben 3 tempi supplementari. Ha pareggiato il Futsal Bisceglie fra le Monamie con l'Odissea 2000, una partita rocambolesca. Ci si aspettava tutt'altro tipo di esito da questa gara per la formazione di Leopoldo Capuso, che non riesce ancora ad uscire dalla situazione di crisi di risultati, come del resto anche i Lions targati di Pinto Panifici. Invece è un po' a contraltare quello che è successo alle due formazioni femminili, alle due principali formazioni dello sport femminile. Ha vinto 3-0 una partita importante Sportiglia sul campo di San Nicola di Lecce con la Lixia, confermandosi così al comando della classifica nella Serie C di pallavolo. È andata male invece al Bisceglie femminile, beffato 4-3 sul terreno della Z Gold Futsal a Guardia Grele, con una rete, quella decisiva, incassata a 2 secondi dal termine. Naturalmente parleremo di tutte quelle che sono le realtà del nostro territorio e ci sarà ovviamente di che discutere anche riguardo questo primato in classifica del Bari nel campionato di Serie B. Ma cominciamo con Regina Bisceglie. Regina Bisceglie, partita che si è chiusa a reti bianche, 0-0 al Granillo. Naturalmente Luca Ferrante, Bartolo Pasquale, Cristian Scaracciullo con me, vi chiedo, fate voi, diciamo, per quanto riguarda l'ordine, se lo 0-0 è il risultato che rispecchia l'andamento della gara e se vi aspettavate qualcosa di più. Allora, noblesse d'obbligo, buonasera a tutti, lasciamo la prima parola a Cristina. Allora, innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia. Lo 0-0 sicuramente è un risultato equo, un risultato giusto. Perché? Perché non ci sono state queste clamorose occasioni, se non una per parte, sbagliate da Bianchimano da una parte e da Montinaro dall'altra. Quindi fondamentalmente e anche Ludo Martinez con la traversa, ha colpito una traversa poi in realtà scusate nel secondo tempo, quindi non è stata una partita esaltante, è stata una partita molto nervosa, fisica sicuramente, perché comunque ci sono stati dei contatti abbastanza duri tra i giocatori in mezzo al campo. Non è stata una partita dall'alto tasso tecnico, onestamente. Ho visto pochissime azioni spettacolari. La Regina ha provato a chiudere tutte le linee di passaggio del Bisceglie, il Bisceglie non riusciva a trovare una soluzione. La Regina attaccava sulla sinistra e la fascia destra, che poi è stata quella che è stata completamente sostituita da Zavettieri nella ripresa, lasciava strada tranquillamente agli Amaranto. Quindi è stata una partita equilibrata sotto questo punto di vista. Quindi sì, magari lo 0-0 ci sta bene. Sicuramente ce lo teniamo stretto, perché un punto è sempre un punto. Però è stretto, eri a Reggio Calabria, quindi eri suo stretto. Perciò Bartolo, salvaci tu. Allora, vi salvo io. Pareggio giusto anche per me. Però si poteva vincere, si poteva assolutamente vincere, perché ho visto la formazione della Regina, di Eugenio De Maurizi, che rispetto al patrimonio di giocatori di altre squadre, tipo il Fondi, tipo la Paganese, tipo l'Acraca, si può salvare sicuramente senza passare dalle forche caudine dei playout, però effettivamente non ha quel gioco magari entusiasmante che un tifoso che è affezionato alla propria squadra vuole assolutamente vedere. La partita effettivamente per un 70-75% l'abbiamo fatta noi, però le occasioni latitano perché c'è una scarsa vena realizzativa. Non vediamo la traversa di Ugo Martinez, che è andata poi a
coincidere con il pseudo gol fantasma di Bianchimano. Onestamente era andata oltre la linea di porta, non era assolutamente gol, rivista al replay, non era gol, a mezzo metro dentro, non era assolutamente dentro il campo, assolutamente gol. E dicevamo, dobbiamo considerarci fortunati e soprattutto furbi nella gara con il Monopoli, perché abbiamo approfittato delle situazioni da fermo, dei calci da fermo che erano molto importanti. I due calci d'angolo ne sono state una palese dimostrazione, quindi quello da cui si è sviluppata la cromazia di Petta e quello del colpo di testa di Jovanovic, cosa che a Granillo invece non è assolutamente avvenuta. Natale Buonarota, che saluto, un mio amico calabrese ha assistito alla partita e mi ha detto che il Bisceglie sembrava potesse prevalere come collettivo, ma sembrava quasi timoroso di vincere. Effettivamente è l'impressione che ho riassunto io nel pezzo sulla partita. Un mio amico che è tifoso della Regina ha detto esattamente il contrario. Ora stavo recuperando il messaggio, perché diceva proprio che sono stati superiori i giocatori della Regina, la nostra è stata una difesa abbastanza compatta, hanno creato più gli Amaranto e hanno anche sprecato tanto. Ci sono stati tanti affondi di Porcino e di Soledo che hanno fatto veramente ammattire, sì. Del Vino, mi dispiace, Fabio Del Vino è un amico di Bisceglie Viva, sì. Diciamo che questa volta non è stato proprio perfetto, ma può capitare, sì. Ragazzi, cioè nell'arco qualche di un campionato, sbavatura in campionato, sì. Ci può campionato comunque ci stare e ci auguriamo un miglior rendimento. No, anche perché comunque Del Vino fino ad oggi nelle partite in cui esce sul campo è sempre stato preciso e puntuale nelle coperture, non si è mai lasciato scappare un avversario, quindi c'è da dire che comunque ha sempre giocato bene. È normale che magari sul campo difficile, in una partita particolare, comunque andare a giocare al Granillo, a Reggio Calabria non è facile. Eh sì, perché un campo, una volta era anche un campo di calcio il Granillo. Io ho visto una distesa per le patate, mi dispiace doverlo sottolineare. Della pratica militare, è incredibile come si sia ridotto un impianto in cui si è giocata la Serie A. Un campo di 11 anni di Serie A, saluto, giocato anche la nazionale. Saluto anche Elio Mastro Filippo, che lunedì amaro. A chi lo dice, Elio? Ma ne parleremo. Luca, tu che partita hai visto? Beh, intanto buonasera a tutti. Condivido l'opinione di Barto. È stata una partita non tanto emozionante dal punto delle occasioni. Ecco, sottolineiamo che le ambulanze non sono, per quanto appena detto da Cristina, per quanto detto da Barto, secondo me il pareggio è giusto, forse. Secondo me il pareggio è giusto, però si poteva anche vincere, perché la Regina non è che ha domato il Bisceglie, quindi magari sull'occasione di Montinaro si poteva fare qualcosa di più. La mia impressione, sapete qual è? Poi l'ho specificata e la specifico meglio, di modo che si comprenda bene il senso di quello che era il mio pezzo gara. Hanno prevalso le paure reciproche di perdere, sì. La partita, sì. Quindi la classica gara in cui si sente puzza di 0-0, perché l'evoluzione del match è quella. Si trascina così, solo un episodio può cambiare una partita di quel tipo. E in effetti Nunzio Zavettieri venerdì in conferenza pre-gara aveva proprio detto questo, e in effetti è andata così. Sì, diciamo comunque che gli episodi ci sono stati, cioè, sì, sì, ma poteva essere 1-1 alla fine del primo tempo, e alla fine i due episodi, perché comunque il tiro di Bianchimano, se entra, fa gol, la situazione anche del Bisceglie poteva Lugo. Essere comunque un e la traversa di Lugo, poi sì. All'ottantesimo il pallonetto, il tentativo di pallonetto scavalcare di Montinaro, che è finito completamente fuori il bersaglio. Quello sarebbe stato veramente un colpo alla partita, perché l'avrebbe sì. Non avrei, nessuna delle due squadre avrebbe avuto la forza per pareggiare, prendi gol in quel momento, in quel tipo di partita, sì. E troppa fuga anche nel segnale, sì, di Montinaro, sì. Insegniamo questo atteggiamento, sì, era un bel controllo. C'è da dire che l'azione si è sviluppata in una maniera alquanto clamorosa, mettiamola così, perché punizione per la Regina, squadra completamente sbilanciata in avanti, il portiere della Regina, che stava a 30 metri dalla porta, Cucchietti. Cioè stava in una posizione stranissima. Petta recupera palla e mette in movimento subito i compagni, situazione di 2-1, più Montinaro, il portiere che era fuori dai pali, quindi Montinaro poteva prendersi, diciamo, tutto il tempo per
fermarsi. E anche perché c'era D'Ancona. Ah sì, giusto, D'Ancona. Che accompagnava, quindi... Uno 0-0 che possiamo ritenere unanimemente a questo punto risultato giusto, che rispecchia quello che si è visto al Granillo. È pur sempre un punto guadagnato. Sì, sì, dobbiamo dire questo. Bisceglie si ritrova a 3 giornate dal termine del girone in andata con 20 punti. 20 punti sono quasi la metà di quelli che servono per raggiungere la fatidica quota di 42 per salvarsi. Perciò, sotto il profilo squisitamente statistico, basterebbe fare un punto nelle prossime tre per essere a metà del percorso, con la metà dei punti che ci vorrebbero. Io ho il sospetto che il Bisceglie possa fare più di un punto nelle prossime tre gare. Ce ne sono due casalinghe, Siracusa e Fondi. Di mezzo la trasferta a Caserta. Insomma, in un mese di dicembre che potrebbe essere foriero per la compagine del presidente Nicola Canonico, considerando che poi la prima giornata di ritorno è la sfida del 23 dicembre con la Paganese, una partita che insomma è abbordabile sempre in casa. Abbiamo anche il vantaggio di giocare tra le mura, quindi tre partite in casa. Ci sono tre partite in casa e una fuori in questo poi mese. Il 30 dicembre dobbiamo andare a Francavilla, a Brindisi con la Virtus Francavilla per la chiusura, diciamo, dell'anno solare. Cinque partite da qui al termine del 2017 in cui il Bisceglie potrebbe tenere una buona media punti. Insomma, in queste cinque partite non è balzana l'idea di poter fare 10 punti, una media di 2 punti di 2 punti per gara. Insomma, sui 15 a disposizione farne 10 potrebbe essere alla portata della formazione nerazzurra. Onestamente la gara che un po' più mi preoccupa è quella al Fanuzzi di Brindisi, perché la Virtus Francavilla abbiamo visto che in casa è più competitiva di quanto visto fuori. Le altre in realtà sono tutte abbastanza abbordabili, ne abbiamo 3 in casa, quindi sono abbastanza, che sono partite tranquille, bene o male. Male che ci devi andare, prendiamo il punto del pareggio, perché comunque abbiamo visto è difficile che una squadra venga al Ventura e si porti via i 3 punti. Capito raramente, grazie al cielo, e speriamo che continuiamo di continuare su questa onda. Le più pericolose per me in calendario sono quelle al quinto di Caserta, perché è una squadra che è stata allestita per i playoff e si trova praticamente al quarto ultimo posto. E poi quella con il Fondi, che ha già tirato dei brutti scherzi. Trapani e Lecce ne sono anche testimoni. Lecce era fermamente convinto di vincere sabato, invece si è ritrovato con un misero 0-0. Allora, io se non mi sbaglio, credo che il Fondi abbia pareggiato con Lecce, Trapani e Catania. Con Catania. Sì. Il Fondi ha pareggiato a Catania sicuramente e ha vinto in casa col Trapani. Guardate che... Allora, il Fondi ha pareggiato a Catania, ha vinto in casa col Trapani e ha pareggiato in casa con Lecce. Comunque è imbattuto con le grandissime di questo girone C. Quindi non adesso vanno tutti a controllare. Non si scherza, Fondi Trapani 1-0 e Catania Fondi. Era la prima giornata, il 26 agosto, sì, sì. 1-1. No, perché ricordo Bartolo già contestava Lucarelli, quindi era... Sì, sì. Dai, questo è il vero motivo. Allora, parliamo di questo campionato. Abbiamo detto, Regina Micella è una partita che... esaurisce un po' gli spunti. Per chi non la conoscesse, era grazie a Nicolè. Sì, è passata in diretta. sì. Una partita che, ecco, vedi, 1-1 a Catania, Andy Rossazzurro, che salutiamo. Grazie, Andy. Di Catania. Gli spunti su Regina Bisceglie sono veramente pochi, perché alla fine è stata una partita avara di colpi di scena. Ecco, io concludo dicendo che Bartolo ha sbagliato, abbiamo sbagliato un po' tutti il pronostico. Ma Bartolo aveva detto X, sì, pure io 2-2, però... anche io 2-2, troppo vero. Anche con la scarsa vena realizzativa, ma meno il gol Lonzo poteva esserci, consideriamo le 2 traverse. Sì. Possiamo dire che è stata una partita del tutto dal sapore, del tutto particolare per Nunzio Zavettieri, originario di Rogudi in provincia di Reggio Calabria. È stata insomma la partita con la squadra per cui fa il tifo Nunzio Zavettieri, tifoso della Regina, insomma sensazioni sicuramente particolari, grande emozione, ma è andato tutto per il verso giusto, perché il Bisceglie comunque è uscito imbattuto dal Granillo, conquistando quello che è il quarto risultato utile consecutivo, quindi per la prima volta dall'inizio di
questo torneo e resta comunque negli annali come striscia positiva al rientro nel calcio professionistico per il team nerazzurro. Insomma, è un bel vedere comunque fare mettere insieme quattro risultati utili consecutivi. Io dico la mia: fino al termine del girone d'andata se ne possono mettere sette di risultati utili consecutivi, e sinceramente la partita con la Paganese potrebbe far prolungare a 8 come minimo la striscia utile di gare per sì, Mario Prodolia e compagni. Sempre considerando il attenzione, ok, sempre considerando la trasferta a Caserta, perché come diceva Bartolo, la squadra rosso-blu, se non ricordo male, potrebbe giocarci qualche scherzo. Potrebbe giocare sì qualche scherzo. Perché invece non vince in trasferta dalla prima giornata. Dal 25 agosto, dal 2-0 sul campo della Paganese. Possiamo andare a vedere quello che è successo nel campionato di Serie C recentemente, perché più che i risultati dell'ultimo turno, mi piacerebbe si commentasse quello che è accaduto in queste ultime ore riguardo le penalizzazioni che sono state comunicate dalla Lega Pro. Una riguarda purtroppo una formazione pugliese. È la formazione pugliese, è la Fidelis Sandria che ha beccato un punto di penalità, quindi resta al 17° posto a 12 punti. L'altra squadra è l'Acragas. Acragas e Matera che già aveva un punto di penalizzazione, ne riceve un altro e siamo quindi arrivi a meno 2. L'Acragas ne ha ricevuti 3 tutti insieme. Quindi il Matera che scala in classifica con Biceglie e Juve Stabia. Sì, in questo momento abbiamo il Lecce a 37 con 3 di vantaggio sul Catania, che ne ha a sua volta 3 di vantaggio sul Trapani, quindi 37, 34 e 31. C'è un Siracusa quarto a 26, il Monopoli si è un po' piantato, diciamo. Siracusa prossimo avversario del Biceglie, sicuramente ne parleremo. Il Monopoli ha perso 2-0 con Juve Stabia. Quarta sconfitta consecutiva per quarto KO consecutivo. La panchina di Angorra inizia a traballare. Addirittura dovesse perdere anche la prossima, è molto probabile che l'allenatore biancoverde verrebbe esonerato. Comunque c'è da dire che queste quattro sconfitte del Monopoli sono arrivate dopo il riposo. Cioè io l'ho chiesto a Tangora, ma non è così. No, Paolucci ti ha detto, hai fatto la domanda a Paolucci e Paolucci ti ha risposto che non, secondo lui il riposo non ha influito, anche perché il Monopoli in realtà ha riposato in una situazione particolare, giocavamo il turno infrasettimanale, quindi più di tanto non ne hanno risentito, no? No, ma porta sfiga proprio, cioè non è un problema solo fisico, secondo me porta sfiga, qualcosa è accaduto. Certo è che questo Monopoli, che è partito alla grande, poi si è piantato, ha fatto 4 sconfitte consecutive, ora si ritrova in una situazione che in realtà è di assoluta normalità, dovrebbe essere di assoluta tranquillità, perché la classifica è positiva per quelli che erano gli obiettivi prefissati dalla società. E non che il Monopoli non giochi. Sì, ma dalle parole di Paolucci, le parole che Paolucci ci disse a Biceglie, hanno lasciato in me molte perplessità, hanno lasciato trasparire quasi un conflitto o un qualcosa di intestino interno che riguardava o la società o la squadra o l'ambiente, testimoniato comunque dal fatto che serenità non ce n'è in questa fase dalle parti del gabbiano. Insomma, bisogna prendere in considerazione, bisogna prendere atto di questa situazione difficile, di questa crisi di risultati che ha piantato il Monopoli a quota 22, scavalcato dal Rende che è a 24. Con Monopoli c'è la Virtus Francavilla e il prossimo scontro è proprio Virtus Francavilla Monopoli a Fanuzzi, possiamo approfittare. C'è un terzetto adesso, Biceglie, Juve Stabia e Matera con un punto di penalizzazione in più è sceso a 20, Regina e Catanzaro a 18, Cosenza 16, Racing Fondi 15, e forse la classifica del Racing Fondi è quella che sorprende più di tutte. Sì. Per quanto riguarda i discorsi che ci eravamo fatti all'inizio della stagione, insomma, tutti quanti venivano resi in fondi ultimo e destinato, insomma, al fanalino di coda, non alla retrocessione, perché non c'è la retrocessione diretta, come ben sappiamo. C'è però questo
sono resi in fondo a 15 insieme alla Sicula Leonzio. Sicula Leonzio che doveva essere la grande sorpresa, doveva essere la Virtus Francavilla dell'anno scorso, non è così brillante come la Virtus Francavilla l'anno scorso. Vedremo però, visto che questo è un campionato lungo, quale sarà lo sviluppo del torneo per la formazione di Pino Rigoli. La Casertana è in zona playout con 14 punti, la Fidelis Under ne ha perso una e quindi è a 12, Paganese 11, Akragas 6. Insomma, la situazione è abbastanza definita. Questa botta, partite, avere solo 6 punti praticamente, cioè 9 sul campo, significa solamente 3 vittorie su 16 partite giocate e una media bassa, molto bassa. All'inizio del campionato, nel precampionato, due vittorie e 3 pareggi. Un pareggio con il Bisceglie. Nel precampionato, se ricordavate, parlavamo proprio della possibilità che l'Akragas non si iscrivesse a questo campionato, sì, per problemi della società. Evidentemente stanno emergendo. Evidentemente questi problemi non sono stati superati come la società voleva far credere a inizio stagione. Non c'è stata neanche più notizia dell'ultima cordata che era interessata a rilevare il sodalizio della città dei templi. Che è anche il problema del campo. Anche il problema del campo. Che non è stato risolto. Akragas che probabilmente paga in questa fase 3 punti di penalizzazione per vicende che riguardano la scorsa stagione. Io adesso non ho visto bene il comunicato della Covisoc e della Lega Pro. Insomma, però bisogna prendere atto che c'è qualche problemino dalle parti della Valle dei Templi. E insomma, l'Akragas in questo momento forse è la squadra che dovrà dare una risposta importante e perentoria sotto il profilo psicologico, perché scendere a 6 punti rende tutto più difficile, perché hai la squadra più vicina a 5 lunghezze di distanza e cominciano a essere tanti 5 punti anche a in questa fase del campionato. Una fase, stiamo per entrare nel mese di dicembre, abbiamo detto delle 5 partite, delle 5 giornate che si giocheranno a dicembre per il campionato di Serie C, poi una lunga pausa per il terzo torneo professionistico e le riflessioni che vanno fatte in termini di mercato. Sì. Quello che vi chiedo è, secondo voi ci sono i margini per modificare gli assetti delle squadre sul mercato in maniera tale che l'attuale equilibrio di classifica possa essere devastato da cambiamenti importanti? C'è veramente chi ha la possibilità di fare un salto di qualità, io oppure credo questa è la situazione? No. Io credo proprio di no, per un motivo fondamentale. Fare troppe variazioni nel mercato di gennaio è un rischio. Ti può andare bene come ti può andare male, ma questo rischio non te lo puoi prendere, né se sei il Lecce, né tantomeno se sei l'Akragas o la Paganese. Quindi io non penso che le società comunque resteranno in linea di massimo su quello che è il filone che hanno seguito nella prima fase di mercato. Squadre come il Bisceglie, che comunque hanno visto partire già un attaccante, hanno bisogno di un rinforzo serio sulla fascia destra, perché alla fine non è che Del Vino se le può fare tutte queste partite. Anche perché a sinistra abbiamo ben 5 terzini. Ci sono tanti terzini a sinistra. C'è il problema, cioè sulla destra ne stanno due alla fine. Sì. Chi gioca? Cioè, al limite va a petto adattato, ma poi bisogna fare troppe. Cioè, giocare a tre. Diventa troppo incasinato. In attacco ci serve un attaccante vero e proprio, secondo me. Diciamo che ci serve un acquisto per ogni settore. Sì, ci serve per puntellare una squadra che dia il cambio a Verdoglia, perché anche Mario non è che se può fare tutte oggi fino a maggio. Possiamo dire chiaramente che uno degli obiettivi sembra essere Usman Diop, lo possiamo dire, perché comunque se ne è parlato, sarebbe una soluzione importante. Che ricordiamo, Usman Diop ha avuto 3 giornate di squalifica con il Potenza. Sì, Diop che è under per la Serie C, Diop che conosce la realtà di Bisceglie, quindi potrebbe tranquillamente inserirsi nello scacchiere di Nunzio Zavettieri, che immagino gradisca l'idea di poter avere con sé il centrocampista. Altro dato interessante per quanto riguarda il Bisceglie è sabato 30 dicembre Virtus Francavilla Bisceglie, poi
la lunga pausa del campionato di Serie C che si protrarrà per i nerazzurri, perché il campionato riprenderà domenica 21 gennaio, ma nel turno in cui il vice lì riposa, perché il vice lì riposa nella seconda giornata, terza in realtà, sì. Naturalmente il vice lì poi dovrà tornare in campo sul campo di sul Ceravolo di Catanzaro domenica 28 gennaio. È arrivato il nostro ospite, noi lo facciamo subito puntualissimo. Facciamo subito accomodare puntualissimo. Svizzero, puntualità svizzera di questa sera è il responsabile marketing del Visceglie, Vito Pellegrini. Vito, accomodati. Benvenuto, ben ritrovato, perché ci sei venuto spesso a trovare nella nostra redazione, e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Buonasera in questo tutti. Momento. Ciao Vito! Eccoci. Buonasera a tutti. Vito, un Vito stasera non bastava. Non bastava, ci mancava un terzo. Sì. Allora Vito, noi stavamo facendo un po' di calcoli su quello che è il campionato per Bicelli fino a questo momento ha affrontato, perché comunque sono trascorse 16 giornate, insomma si può cominciare a fare un determinato tipo di discorso. Possiamo dire che avere 20 punti, che sono quasi la metà esatta di quello che è l'obiettivo prefissato da Zavettiere, cioè i 42 punti, avere i 20 punti molto prima del termine del giro in andata, visto che mancano 3 partite, è comunque un segnale positivo? Il campionato, prima cosa, è difficilissimo, non ci sono le tre di sopra, il Lecce, il Trapani e il Catania, il resto ci può succedere, ogni partita può succedere qualcosa di diverso, non è un risultato scontato. Giustamente ora il Bicelli ha incrementato 4 risultati utili, la squadra gioca, è viva e di questo siamo tutti contenti. 4 risultati utili. Anche se l'obiettivo principale è e rimane è la salvezza. Assolutamente, su questo siamo d'accordo. La partita di Reggio Calabria l'hai vista? Sì, naturalmente, soffrendo. Secondo te è pareggio giusto? Sinceramente, io ho visto da parte loro solo un'occasione netta, per sfortuna anche su un nostro errore, perché la traversa ha preso, se non sbaglio, da Bianchimano, sì. È stato da un nostro errore difensivo, però per il resto non ho visto la nostra difesa subire più di tanto. Nel secondo tempo, sinceramente, ci stava anche la possibilità di passare in vantaggio, perché praticamente, sinceramente, io ho visto più un Bicelli, un grande secondo tempo, soprattutto anche nell'occasione sfortunata di Montinaro. Sì, l'impressione è veramente che un golletto ci poteva scappare. Era proprio quella partita in cui veramente facevi un golletto, vincevi 1-0 fuori casa, e sicuramente non avrebbe rubato niente a Bicelli. Però siamo contenti lo stesso, non dimentichiamo che la regina, con i suoi trascorsi, non è l'ultima arrivata, anche se e poi c'è anche una bella squadra molto giovane, però dobbiamo ricordare che sono società che hanno fatto palcoscenici di Serie A. Assolutamente. Vito, te lo devo chiedere, sì. Questa striscia di 4 risultati utili è arrivata dopo una serie di risultati un pochettino negativi. Qualcuno aveva già iniziato a rumoreggiare, ma c'è bisogno di un po' di pazienza intorno a questa squadra, che, lo ricordiamo, è una matricola ed è giovane, giusto? Soprattutto giovane. Come in tutte le cose ci vuole equilibrio. Penso che la nostra società questo equilibrio non manca. Tutto qua. Assolutamente. Un giocatore che ti ha stupito fino a questo momento, un giocatore che ti ha sorpreso positivamente, che ti ha fatto piacere. In primis il gruppo, perché stanno sorprendendo in tutto, perché nel modo in cui si allenano, ma anche soprattutto al mister, è uno staff abbastanza preparato. Se l'unica sorpresa dell'ultimo si può dire Ivkta Jokić. Sì.
perché gli è stato cambiato ruolo, l'abbiamo sì. visto da centrale, quindi anche tu hai avuto la sensazione che da terzino il ragazzo spinga? Sinceramente è una persona molto intelligente e molto adattabile, perché anche come difensore centrale va molto bene, anche da difensore centrale spinge. Ricordiamo che ha fatto gol quando ha giocato anche da difensore centrale, non è che... Insomma, Bartolo. Vito, una domanda invece per quanto riguarda ovviamente le tue mansioni, la tua responsabilità, ti occupi dell'ufficio marketing del Biceglie e la voglio far coincidere con una situazione che fortunatamente per lui si è totalmente sedata, ovvero questa diatriba fra la società e i tifosi. Sono, diciamo, in cantiere, definiamole così, delle nuove iniziative marketing per avvicinare un maggior numero di tifosi a partire già dalla gara con Siracusa? Stiamo vedendo determinate situazioni, però ora quest'anno soprattutto è stato partire e partire molto velocemente, organizzarci in molte cose, e giustamente ora stiamo recuperando del tempo, e ora giustamente, dato che c'è un po' di tempo, di mettere in pratica qualche idea. Quindi tutto arriva per chi sa aspettare, anche per i nostri amici. Beh, diciamo che la sosta aiuta anche in questo caso. Sì, diciamo, quasi un mese di... il periodo no del Biceglie è iniziato appunto dalla gara col Catanzaro. Adesso, dopo le prossime 5 partite, ci aspetta un periodo di pausa molto lungo. E poi di nuovo il Catanzaro. Attenzione, praticamente il Catanzaro, nel bene e nel male, è sempre lungo. Anche perché, Vito, prima stavamo parlando del fatto che il Monopoli, dopo il riposo, ha infilato 4 sconfitte consecutive. A noi cioè, è andato un po' meglio. Diciamo. Noi abbiamo l'impressione che riposare porti sfiga in questo girone, perché un po' tutte stanno avendo difficoltà. Sinceramente, vedere un campionato con ogni fine settimana con una squadra che riposa, tanto normale non mi sembra. Però quest'anno è così. La Vibonese. Questa Vibonese. L'importante se due erano o ripescavano con la Vibonese alla fine, oppure l'importante è arrivare a fine campionato con l'obiettivo prefissato che noi sappiamo tutti a Biceglie qual è. Io posso dire questo, Vito, questo lo possiamo dire: c'era qualcuno un po' scettico sulla qualità della squadra, si è dovuto ricredere, perché sia sotto il profilo delle prestazioni, dell'impegno che ci mettono i giocatori, e sottolineo Jovanovic, che in qualche circostanza è stato inutilmente e ingiustamente preso di mira, quando il problema è che c'è gente che valuta l'attaccante soltanto per il numero di gol che fa, quando non si capisce che nel 4-3-3 il ruolo della punta centrale è fondamentale ed è anche un ruolo di ripiego, e su questo Jovanovic è veramente un giocatore di grande qualità. Possiamo dire che qualcuno si sta cominciando a ricredere, Vito? A ricredere, soprattutto poi per chi vede, come tutti noi, vediamo le partite, vediamo che corre dal primo all'ultimo minuto, fa un lavoro oscuro, prende tante botte e ti fa salire anche la squadra. Poi c'è da dire che è il suo primo campionato in Italia, e come tutti gli stranieri c'è bisogno del primo periodo di ambientamento, e sinceramente poi il suo portino, non ricordiamo bene che ha fatto già 4 gol, e di cui anche 3 in Coppa, 7 gol non sono male. Ma direi proprio di no. C'è Michele Chinelli che ti saluta, il caro Michele. Ciao Vito Pellegrini, sei il miglior dirigente, ti hai eletto miglior dirigente. Quando non c'è nessuno. Io spenderei una parola per il capitano, un capitano che va anche a segno e fa dei gol pesanti, che ci hanno regalato i 3 punti in alcune occasioni. Petta, che è diventato un vero leader di questo gruppo, dentro e fuori dal campo. Soprattutto Andrea, ricordo bene una trasmissione che l'anno scorso eravamo a 11 punti, si vedeva proprio la carica del ragazzo, di tutta la situazione, che credeva a un traguardo. E come in tutte le cose nella vita, se non ti poni dei traguardi
difficilmente si raggiunge. Luca, forse per Vito c'è una domanda se la vogliamo leggere no. assieme. Io ho notato negli altri anni che il Bicelli parte con i buoni propositi, ma poi quando si arriva verso dicembre, l'inizio del campionato di ritorno, il Bicelli perde sempre colpi. Succederà anche quest'anno? Ci scrive Giovanna Ferrante. Ciao Giovanna. Ciao Giovanna, prima cosa. Però voglio ricordare che noi l'anno scorso eravamo... Li abbiamo persi prima. L'anno scorso poi li abbiamo prima, invece... Li abbiamo persi anche a gennaio qualcuno, e poi abbiamo fatto una striscia di vittorie da febbraio, forse il gennaio l'anno scorso. Dopo la sconfitta con Nardò. La neve, la pausa, la mitica pausa. Diciamo che la sconfitta con Nardò è stato complice il campo che era diventato una piscina, non era più un campo da gioco. Vi posso aprire una parentesi? Io ieri guardando il programma, prima dell'inizio, guardando il programma delle partite di Serie D, ho letto Picerno Potenza, ho detto non vorrei che questa per Nicola Ragno fosse come Manfredonia Biceglie dell'anno scorso. La sconfitta che porta allo sconforto. Invece ho visto una grande reazione. Il Potenza l'ha persa la partita, ha preso 5-3 a Picerno. Ho visto una grande reazione da parte del presidente del Potenza, Cagliata, che è andato a dichiarare alle TV, ai siti, a tutti quanti: stiamo tranquilli, siamo sempre la squadra più forte, adesso l'ambiente deve stare tranquillo. Ho visto veramente questo gesto molto bello di protezione e mi è tornato alla mente quello che accadde dopo la sconfitta di Manfredonia. Tutti tranquilli, tutti accompattati in una situazione che tutti pensavamo già stagione finita, senza obiettivi, invece, senza niente. Invece siamo qui a parlare di quest'anno, non lo vedo facile, soprattutto anche per il Potenza, soprattutto per i miei amici di Altamura, che è una squadra giovane, tranquilla. Ci sono veramente tante belle squadre in Serie B. Sì, è un campionato combattuto. Devo dire, dispiace per il piacere di seguire il calcio, non essere più in Serie D, ma quest'anno fare la Serie D è veramente difficile. Sì, campionato difficile. Ma come tutti i campionati, Vito, sono avvincenti, belli, vedi anche l'eccellenza, non è tutto scontato, non è sempre detto che chi spende vince. Assolutamente. Anche io ero nell'opinione che se l'anno scorso non saremmo passati in Serie C, forse non l'avremmo fatto. Non l'avremmo fatto forse quest'anno, è difficile, molto qualificata la platea del girone H di Serie D. Tornando al campionato di Serie C, Vito, Lecce, Catania e Trapani hanno preso i primi tre posti della classifica. Era scontato? Per me è scontatissimo, perché bene o male si può dire che sulla carta sono le più forti, sia a livello sia organico e soprattutto anche come blasone societario. Non stiamo parlando di capoluoghi, stiamo parlando di gente che è abituata a fare calcio, praticamente. Parlando di Lecce, torniamo sulla partita magari di Coppa. Un Bicelli che ha giocato bene, ha messo in difficoltà il Lecce a un certo punto, e poi al 90esimo è arrivata la beffa del secondo gol. Che cosa rimane di questa partita? Perché comunque il Bicelli ha parato, voglio dire, Vassallo ha parato un rigore a Lecce, non è che... Però c'è anche e soprattutto da dire che il primo rigore l'avevamo avuto noi, poi siamo passati in vantaggio in 10, che non è, e poi avere due rigori, mi sa che quest'anno in Lecce la squadra è stregato. Anche se facciamo ottime prestazioni a Lecce, due prestazioni, una meglio dell'altra, preferisco il ritorno, fare una brutta partita e soprattutto al 90esimo fare gol. Ecco, come si dice a Bicelli, a stuprezzo, voglio dire. Sì. È proprio così, effettivamente è così. Del Bicelli possiamo dire, Vito, che sta giocando tante partite bene. Probabilmente io l'unica gara in cui posso dire che il Bicelli non ha brillato e non è piaciuto è stata quella in casa col Catanzaro, forse condizionata anche dall'infortunio, anche con la sperta col Catania e anche con la sicula di 11 e col Catania magari quell'inizio con i due gol presi nei 7 minuti. Con la sicula non tanto, cioè a Catania non siamo proprio scesi in campo ora, ma anche secondo me anche con sicula di 11, perché dopo il gol di Delic quello che volevo chiedere a Vito è:
dobbiamo comunque concedere questo beneficio a una squadra tutta nuova e con tanta tanta gente che non ha mai fatto la Serie C italiana. Premetto che in primis il Vicelli non deve vincere il campionato, assolutamente. Forse il presidente Canonico ci ha abituato forse troppo bene, no? L'anno scorso non possiamo pretendere. E giustamente l'unica cosa per me, Catania non fa testo, perché praticamente siamo entrati in campo un po' molli. Però sulle altre partite, anche Catanzaro, io non l'ho vista tanto, tanto male, perché se il rigore che entrava dentro era 1-1, pareggio, e poi nel calcio non si sa non mai. Non sa mai come va a finire. Ecco, questo è quello, secondo me, dopo quell'errore dal dischetto, proprio siamo. Sì. Lugo è calato anche psicologico, cioè io mi ricordo la partita col Catanzaro, Lugo dopo l'errore dal dischetto è sparito dal campo, è stata, è proprio, non era più presente, infatti se non ricordo male Zavettieri l'ha dovuto sostituire perché sì. non ci stava proprio con la testa. Sinceramente dei singoli personalmente io non parlo mai, perché su quelle cose lo staff tecnico e tutto se la vede tutto il mister, noi dobbiamo solo organizzare, parlare di organizzazione soprattutto, e cercare di far star bene i calciatori, lo staff, tutti quanti. Vito, un giocatore ti faccio parlare dei singoli, dimmi qual è, se c'è un giocatore delle squadre avversarie che ha affrontato il Vicelli fino ad ora che ti ha veramente impressionato? Sì, sinceramente, se devo dire il portiere della Sicula, Leonzo. No, di parte me lo dovete concedere, di famiglia, Narciso di famiglia, solo Beh, ha fatto anche degli interventi, ha fatto la partita di Vicenza, soprattutto al 90esimo, quella palla sulla 1-1, potevamo vincere un'altra partita. Vicenza sta sbagliando tanti rigori in questa stagione, purtroppo le statistiche non sono a favore, però dato che si dice che quello che cioè, si compensa tutto nell'arco di un'annata, vuol dire che è in credito con il girone di ritorno. Abbiamo detto, Vito, ci sono 3 gare fino al termine del girone d'andata, di cui 2 in casa. Secondo te questa striscia può di risultati utili, può continuare, mettendoci in mezzo anche la trasferta di Caserta e poi la sfida in casa con la Paganese del 23 dicembre? Scongiurando deve continuare. Facciamo tutti gli scongiuri di andare tutto. Spero di continuare così. Altro piccolo tema, abbiamo visto oggi penalizzazioni che sono arrivate ad alcune società, che bello però poter stare tranquilli e pensare che questa roba non ci riguarda. Penso che sia dal presidente e tutto lo staff dirigenziale, noi bicegliesi, penso su questo possiamo stare tranquilli, perché rispetto all'anno scorso quando arrivava il punticino a toglierti l'ossigeno. Vito, come tu ben sai, io sono entrato 3 anni fa, dove abbiamo fatto con i tifosi soprattutto un miracolo sportivo, soprattutto anche grazie agli amici Andrea Di Budo, Giuliano Mastro Totoro, Gianni Casella, e anche con l'aiuto del direttore sportivo e anche di tutta la città, soprattutto di Vicelli, abbiamo salvato la squadra. E la domanda mi sorge spontanea: il grado di soddisfazione del presidente Canonico nel vedere un Vicelli che torna in un calcio professionistico notevolmente moderno e soprattutto trovarlo lì in questo momento in zona playoff? Questa è una domanda molto bella e spero che questa sia una domanda che dovete fare direttamente al presidente. Noi speriamo assolutamente. Il presidente, quando vuole, può venire ospite da noi. Assolutamente. Noi solo sappiamo che Pablo, per me sono 3 anni di soddisfazioni, con 2 vincite di campionato, e spero che questo sia il terzo
come vincita del campione, perché il primo anno salvare Bicelli è stata sì, come una promozione. Una promozione, l'anno scorso una promozione storica, poi per uno che è stato tanti anni nel calcio è il massimo, ritornare e fare, spero di fare tre promozioni è il massimo per tutti quanti. Vito, ti dobbiamo congedare, sono 19:18, ti ringraziamo di cuore per esserci venuto a trovare. Grazie a voi, scusate per qualche rinvio, ma praticamente il lavoro è la prima cosa per assolutamente, tutto. Assolutamente, ringraziamo Vito Pellegrini, c'è Leo Barca che mi saluta. Ciao Leo, ho fatto il giro. Sì Leo, ho finito il giro, oggi ho fatto un giro con la circolare. Per la prima volta ho preso la circolare. Ho preso la circolare per la prima volta e... Però non possiamo parlare di politica in questa sede, non sarebbe giusto, però ho fatto un giro con la circolare, questo lo possiamo dire, a prescindere dal discorso politico. Grazie ancora a Vito Pellegrini, grazie accompagnatelo, grazie, ragazzi. Grazie. Quello sempre. Ora e sempre, ci vediamo con Vito e con tutta la dirigenza, con tutti quei amici, domenica pomeriggio. Ecco, ricordiamo, si torna a giocare la domenica, alle 16:30 la sfida tra Bicelli e Siracusa. Io declino ogni responsabilità sul fatto che non sarò lo speaker della partita, ci sarà Bartolo. Ma non sarò fare lo speaker dal 45esimo, magari. No. Io sarò altrove perché c'è la concomitanza con i Lions, quindi, perché dicono che è Bartolo il problema delle gare, non lo so, poi è tutto, non è tutto che, da controllare. Non è che gioco effettivamente io. Allora, vogliamo parlare di questa partitina che si è svolta a San Nicola? Una partitina proprio, diciamo così, derby pugliese al San Nicola, mettiamola così. 34.000 spettatori paganti poca gente al San Nicola per il derby di Puglia. Mi verrebbe di girare la webcam perché c'è un bel incontro, un bel momento. Però sì, è arrivato già il nostro prossimo ospite, però ne parleremo in seguito. Dicevo, quasi 34.000 spettatori al San Nicola per il derby pugliese di Serie B. Bari e Foggia, deciso al 92esimo da un foggiano che gioca nel Bari. Diciamo che già questo basta a raccontare quello che è stato questo derby. Adesso il Bari quindi si trova in testa alla classifica, quindi da solo tutti i tifosi del Bari adesso su Facebook, quindi siamo sì, Bari che comunque, di colpo sono diventati tifosi del Bari, vanno tutti allo stadio. Riuscendo a con la vittoria, non con la vittoria, con la concomitante sconfitta del Parma a Carpi e del Palermo che ha pareggiato anche ha perso il Parma. E niente, quindi di Bari è capolista in solitaria. Palermo ha vinto. Sì. Però è in testa il Bari, dai, sì, Bari è in testa. Prossima partita per i Galletti ad Entella con la Virtus, mentre ad Entella a Chiavari. Scusate. Secondo te io non posso ricordarmi di Chiavari? Proseguiamo con Entella. Mentre il Foggia riceverà il Cittadella. C'è da dire che la partita tra Satanelli e Galletti è stata una partita combattuta, una partita interessante, una partita che ha regalato la vittoria al 92esimo con il gol di Cristian Galati. Nota di coloro, ho visto un sacco di leccornie tra le spalti del San Nicola, chi si portava la parmigiana, chi si portava la braciola, chi si portava patate di San Nicola. Era il derby della braciola. Chi si portava... Poi chiederemo... Chi si è portata addirittura le sgagliozze. Allora, io chiederò la lavanda gastrica a Francesco Cambione, che ha seguito con la piattaforma con streaming l'ultima nota di colore, uno striscione bellissimo che è stato esposto in curva sud, ma aspetta a buttare la pasta che mo vengo, è bellissimo assolutamente. Chiudiamo quindi questa parentesi dedicata al calcio di Serie B, possiamo chiamare il nostro prossimo ospite. Il prossimo ospite che ha un sorriso a 36 denti ha ragione, scusa, ha ragione, dondante, visto che mettiamo 4 denti in più, strasorridente, e ne ha di ben donde, dicevo, vittoria in campionato, nonché la prima vittoria utile che permette alla sua squadra, l'Unione Calcio Bicelli, di scrollarsi da quel dannatissimo... Eccolo qui, ciao Enzo, presidente dell'Unione Calcio, salutiamo Bicelli, intanto anche Vito Pellegrini, che va via. Ciao Enzo! Ciao Bartolo, ciao Vito. Beh,
possiamo dire che adesso l'Unione inizia, più che fa la forza, fa la forte, insomma, questa squadra inizia, come si dice, inizia ad ambientarsi nel campionato. Te lo dico proprio a bruciapelo, te lo domando a bruciapelo, ci voleva solamente un po' di tempo, un po' di fiducia in più in questi ragazzi? È così, e con i giovani bisogna avere pazienza, e quella che stiamo avendo, che abbiamo avuto, e i risultati alla fine verranno, vengono e ci danno ragione. Quindi è chiaro che all'inizio abbiamo pagato lo scotto dei ragazzi che compongono la rosa del campionato di eccellenza, quindi abbiamo avuto pazienza e eccoci con i risultati importanti, voi con il Casarano, voi con l'Omnia, che sono insomma le due fra le squadre più blasonate del torneo. Ecco, io ho visto la prima partita dell'Unione, quella in casa con Novoli, e il gol preso in una maniera assurda in pieno recupero. Forse la vittoria sull'Omnia Bitonto al 92esimo è la restituzione di quel mal tolto. È vero proprio che il calcio ti dà e ti toglie in uguale misura. È l'esempio che hai fatto, insomma, i due esempi calzanti. Col Novoli al 95esimo abbiamo preso gol in quel modo che tu ben sai, e ieri la determinazione, il cuore, la voglia hanno permesso comunque al 92esimo di acciuffare una vittoria importantissima ai fini della classifica, ai fini dello sviluppo del campionato. Quanto vale per il morale di questi ragazzi un successo del genere? Tanto, e noi venivamo da una serie di risultati positivi. A Corato purtroppo abbiamo un attimino steccato, dove meritavamo senza problemi il pareggio, quindi è stato uno scivolare solo di una partita, e poi subito ci siamo ripresi ieri con una vittoria di prestigio contro una squadra che conosciamo bene, con nomi di altre categorie. Infatti io ho scritto che praticamente si è infortunato un giocatore, De Santis, dopo 5 minuti è entrato Angelo Logrieco. Cioè, una panchina che... Cioè, uno che si permette l'uso di tenere Logrieco in panchina in eccellenza. La carra in tribuna. O altri nomi che comunque già non compongono più la formazione della rosa, insomma, dell'Omnia. Però niente, noi siamo stati determinati e vogliosi di raggiungere la vittoria a tutti i costi. Enzo, è un momento comunque particolare per la squadra, che ha perso due elementi come Musacco e Visconti, quindi sì. Il portiere è un attaccante di un certo peso. Io ho scritto, forse i ragazzi si sono sentiti maggiormente responsabilizzati dal fatto che due giocatori un po' più grandi di età non ci fossero, e insieme a quei grandi che sono rimasti, penso a Ventura, penso a Nicola Di Piero, che ormai credo si sia pienamente ristabilito e stia anche facendo delle buone prestazioni. La prova di ieri ne è la dimostrazione. Ed è la restituzione al calcio di un bel talento per il calcio pugliese. Fa sempre piacere rivedere Nicola in campo. Nicola, sì, le qualità di Nicola le scopriamo oggi. È stato under già ai tempi del Bitonto, quindi... E come hai detto, è un piacere, insomma, che il calcio pugliese riveda Nicola Di Piero in campo, quindi, e noi siamo felicissimi di questo. Cosa sta succedendo a questi ragazzi? Li vedi, hai modo di notare comunque una crescita anche sul piano caratteriale della prestazione? Cioè, si vede proprio il miglioramento? Si vede il miglioramento, allenarsi con compagni di squadra che hanno militato, insomma, in campionati più alti, è chiaro che ti fa crescere, e questa crescita noi la vediamo gradatamente, e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, invece qualcuno sosteneva che fosse necessario cambiare l'allenatore quando la squadra aveva un punto, quindi adesso per trasposizione Luca Rumma è diventato un fenomeno. Appunto, non era Brocco quando avevamo un punto, quando abbiamo perso delle partite di fila, e come le abbiamo perse, poi insomma, lo sappiamo tutti, l'hai detto, con il Novoli al 95esimo in quel modo rocambolesco, con Molfetta, gol da non realizzato da parte nostra, gol subito, e poi così via, con la Galatina 1-0, un rigore, insomma, discutibile. Molto discutibile. Quindi molto discutibile.
Quindi niente, non imputiamo le colpe all'allenatore, anzi diamo fiducia a questo giovane allenatore e sicuramente otterremo il risultato che vogliamo, che è la salvezza e il far crescere questi nostri ragazzi. Sul campionato, poi ti lascio a Bartolo, sul campionato è la terza stagione dell'Unione in eccellenza. Il livello del campionato in queste tre stagioni, proprio il livello medio assoluto delle squadre, che te ne pare? Cambiato in meglio, in peggio, è sempre lo stesso? Ma sai cosa noto? Allora, due anni fa c'era il Gravina che la faceva da padrone nel campionato, avendo vinto nove partite di fila, se non ricordo male, e insomma, quindi aveva preso già un bel distacco su tutte le altre. L'anno scorso c'era il Cerignola che anche lì ha fatto il vuoto durante la stagione. Quest'anno vedo un livellamento di fra tutte le squadre. Fermo restando che ci sono compagini che sono composte da calciatori di esperienze come la stessa Omnia, come la stessa Omnia Bitonto. Sì, sì, infatti Omnia Bitonto, Casarano, Corato stesso, che avevano allestito delle formazioni super importanti. Quindi poi in testa invece ci sono il Bitonto, il Gallipoli, oggi il Casarano, che insomma erano meno accreditati. C'è questa squadra, questa Vetrana, che sta facendo un campionato straordinario. Che è il secondo posto, dove l'anno scorso si è salvata così con difficoltà, invece quest'anno è partita con un allenatore giovane, anche la Vetrana, e sta facendo bene. Quindi noi l'affrontiamo domenica prossima. Bella partitella, eh! Bella partitella, però se tanto mi dà tanto, se abbiamo battuto il Casarano, abbiamo battuto l'Omnia, che insomma erano le favorite, vediamo di andare a fare bottino pieno anche lì e dare continuità. Te la puoi giocare con tutte. Perché così come è stata, nessuna squadra ci ha messo sotto pesantemente in questo fino a ieri, quindi andiamo lì anche per... Anche con lo stesso Fasano, non è che ci sia stato, hanno avuto un rigore a favore, però non c'è stata questa grande superiorità degli avversari. E poi l'andamento di tutte le partite è di un gol di scarto. Quindi sì, perdiamo 1-0, 2-1, non facendoci mettere sotto da nessuno. Dato molto importante per una squadra che si vuole salvare, vuol dire che è una squadra che non molla mai. Questo nel girone di ritorno ti sarà molto utile. Che cambia, sappiamo bene, l'eccellenza cambia da domenica, già vedremo squadre rivoluzionate, quindi, perché il mercato, il 1° dicembre è per il mercato, e quindi sicuramente ci saranno rivoluzioni nelle squadre. E pensiero del mercato proprio sull'Unione, c'è qualche ritocco, oppure data questa, abbiamo parlato prima, ulteriore maggiore sensibilità degli stessi ragazzi, magari proseguire con questo gruppo? Sì, però non nascondiamo che comunque va rafforzata a livello di senior, in quanto già due abbiamo detto. Credo proprio a livello numerico. A livello numerico pure dobbiamo inevitabilmente cercare di arrivare ad un numero insomma giusto per ciò che attiene appunto il lavoro del mister. E stiamo sondando il mercato per poter puntellare nuovamente i reparti, difesa, centrocampo e attacco. Quindi, almeno uno per reparto. Almeno uno per reparto, sì, sicuramente. Sì. Stavo dicendo, quanto è importante puntare sui giovani per far ripartire un movimento che comunque ha subito delle botte non indifferenti negli ultimi mesi, cioè un movimento a livello proprio nazionale. Nazionale, sì, ma è la mission che l'Unione si pone di fare, quindi è nata con questo intento di dare spazio ai giovani, di avere un settore giovanile dove puntare appunto sui ragazzi del territorio, perché comunque sappiamo che in giro è veramente vediamo che c'è veramente uno scarso movimento intorno a questi giovani, quindi cerchiamo di dare un impulso in questo senso qua. E quanto conta non giocare le partite casalinghe in casa? Non ne parliamo, perché fa molto, ma non solo giocarle, ma è tutto ciò che comporta la settimana, perché comunque quest'anno ci siamo poggiati alla struttura di Luvo, quindi portare tutto il movimento pure del settore giovanile
come logistica comporta notevoli difficoltà anche nei confronti dei genitori, dei ragazzi che insomma sono costretti ogni giorno a fare questo avanti e dietro. Io mi auguro che quanto prima almeno noi tutte le settimane lo diciamo. Noi lo diciamo in ogni puntata. Io mi auguro che veramente insomma siamo agli sgoccioli, abbiamo penato per 2 anni fare i girovadi per la provincia di Bari e io la vedo così, io la vedo così. Il problema di non giocare a Biceglie non è un problema di Vito, giornalista che non riesce a venirsi a vedere la partita. Ma anche Vito, anche il problema del ragazzo dei giovanissimi che non può vedersi la partita perché non c'è nessuno che lo accompagna a Rugo. Era bello che, ma anche per voi è una difficoltà oggettiva raggiungere, capiamo pure le difficoltà. Ma era bello. Non ci vuole accompagnare, vedi, c'ha la patente. Era bello, è colpa sua. La mattina il campo vecchio era sempre pieno di anziani, pieno di sportivi, pieno di curiosi che comunque seguivano i nostri giovani o il campo in centro, quindi facilmente raggiungibile. Cioè è comodo per chiunque insomma raggiungere, dal genitore allo sportivo, al curioso che comunque si viene a vedere una partita di giovani, ed è, sono tra le più belle, ve lo dico. Laddove i genitori fanno gli sportivi, non i... Sì, ma sappiamo che il modus operandi dell'Unione è condiviso anche dai genitori che capiscono in che ambiente si trovano e quindi stanno grazie a Dio, sì, abbiamo cercato di impostare un certo tipo di discorso con i genitori e con l'educazione soprattutto dei ragazzi, con il fair play, con l'etica, quindi cerchiamo di avere una linea unica. Sta andando bene anche il cammino delle squadre giovanili, sta andando bene anche perché bisogna sottolineare che c'è la novità anche dell'Unione Green che sta facendo un campionato regionale, quindi dove noi impieghiamo i giocatori del 2002, quindi sotto un età. Anno sotto, sì, sotto età, ma questo ci fa piacere proprio per trovarli pronti già l'anno prossimo con un'esperienza già acquisita. Così come vale per il 2002 negli allievi, la nostra juniores è formata da 2000, dai ragazzi del 2000, quindi anche lì utilizziamo anche perché 99 devono giocare in prima squadra 99, ma anche i 2000, perché comunque noi abbiamo un 2000 di squadra catalano che viene impiegato spesso, anche ieri è stato impiegato, quindi i prossimi ad affacciarsi in prima squadra saranno i 2000, quindi è già un lavoro che ci portiamo avanti. Enzo, campionato di eccellenza, torneo che è dispendioso sotto il profilo economico e delle trasferte, perché la Puglia è maledettamente lunga, da San Severo a Tricase, Vieste Otranto, qualcosa di incredibile, paradossalmente sì. Un campionato che insomma l'Unione affronta in una situazione particolare con il Biceglie in Serie C, e in tanti si sono chiesti il perché, come se fosse quasi obbligatorio da parte vostra giustificare le ragioni di un impegno che sono evidenti da anni. Quello che ti chiedo, stai seguendo un po' quello che sta succedendo nel campionato di Serie C e come credi che possa evolvere il rapporto tra Biceglie e Unione? No, non viaggiano su binari paralleli, quindi non Biceglie ha una sua identità in Serie C, noi abbiamo la nostra strada, quindi come ho detto prima, mirata soprattutto ai giovani, facciamo il campionato di eccellenza parametrando in tutto, quindi senza sforare budget, siamo sempre attenti soprattutto ad avere un budget ben delineato, quindi qualsiasi giocatore o trasferte lo facciamo tutto sempre molto oculato, quindi non rimaniamo sempre nelle nostre spese. Non c'è voglia di fare un passo che potrebbe rivelarsi più lungo della gamba. No. Se lo possiamo fare con queste condizioni lo facciamo. Anche una Serie D domani, adesso sogno, una Serie D domani, ma sempre fatta con questi parametri. Ma l'intento non è quello di... non perché non c'è ambizione, non c'è voglia, no, però ripeto, se riusciamo a farlo in questi termini, in questi modi, ben venga, ma
il nostro già avere un'eccellenza è importante. Quindi non ne fate una questione di categoria, fate proprio una questione di livello di lavoro, partire di lavoro, dai ragazzi, rimane sempre quello. È importante precisarlo, secondo me, Enzo, perché siamo attenti, ci si potrebbe confondere. Avere per ogni formazione uno staff qualificato, dal mister al preparatore atletico al detto sanitario, quindi abbiamo tutto ciò che tutte le figure possibili in ogni squadra, quindi cerchiamo di valorizzare e di premiare quanto più possibile questa nostra branca del gruppo Unione e poi dare la possibilità a questi giovani, insomma, di avere lo sfogo in un campionato di eccellenza, che è sempre importante. E non solo, tieni conto che molti dei nostri giovani, 99, li abbiamo dati in prestito alle squadre di promozione, dove si stanno ben comportando. Quindi già è un lavoro che l'anno prossimo possiamo avere già dei ragazzi pronti, avendo già un campionato di promozione o di eccellenza già alle spalle. Qual è la priorità, secondo te, per il calcio giovanile in Italia? Impianti, che ne so, formatori, cioè che cosa davvero manca a livello proprio di emergenza? Sappiamo bene che le strutture sono carenti, quindi o vecchie. Purtroppo dobbiamo far fronte a questo problema ed è uno dei problemi, dove trovare preparatori o allenatori o istruttori, come li vogliamo chiamare, perché possano guidare appunto i giovani dai fondamentali, farli crescere dalle tecniche base e poi poter avere un futuro nel campionato italiano, perché poi se lo allarghiamo appunto a livello nazionale, non è normale che in formazioni anche di Serie C ci sono tanti stranieri e quindi questo è un male, se vogliamo, del calcio pure italiano, che non vede protagonisti tanti giovani che ci sono, che meriterebbero comunque anche altri palcoscenici. Enzo, facciamo un bilancio, tracciamo insieme un bilancio senza fare una storia dettagliata di questo primo lustro dell'Unione Calcio Vicenza, che è nato nell'agosto 2012. Luglio 2012. Abbiamo parlato prima, ma magari la Serie D, anche se è già un buon livello per noi, di eccellenza. Quindi io ti chiedo, qual è il punto più bello, più importante che hai vissuto in questa situazione e qual è il cruccio che ti è rimasto? E fa parte dei momenti più belli. Quindi allora, il primo anno abbiamo vinto la Coppa Puglia, e quindi ad Ostuni col Galatone, col 3-0, che è comunque per la giovanissima età della società era già un traguardo. Tra l'altro ricordiamo, due gol di Nicola Martinelli, oggi è il suo compleanno. Oggi è il suo compleanno, è uno di Vincenzo Basciano, approfittiamo per fargli auguri a Nicola. E quindi quello è stato un momento importante, poi che ci ha permesso comunque di essere ripescati in promozione. Poi la sfida con il Corato a Corato, il 2-0 a Corato, che ci ha permesso poi di andare in eccellenza, e quindi là è stato uno dei momenti più belli. Un momento abbastanza recente, il 19 gennaio di quest'anno, dove ad Altamura abbiamo disputato la finale di Coppa Puglia, e che ci è sfumato questo traguardo per non niente, per un rigore, ennesimo rigore che ci perseguita, parlo personalmente. E niente, questi racchiudono più o meno i 5 anni della breve storia dell'Unione, dove comunque siamo soddisfatti per... Poi ce n'è tanti episodi da elencare, però racchiudo in questi 3 proprio per essere appunto ristretto. Poi un aneddoto: settimana scorsa abbiamo disputato un amichevole con il Bari. Ecco, abbiamo disputato un amichevole con il Bari giovedì scorso. Niente, portato fortuna. Domenica ha vinto il Bari al 93esimo, domenica ha vinto l'Unione al 93esimo, quindi è da ripetere. Rifacciamo anche con il Bari. Sì, adesso chiamerò subito Mister Grosso per poter rifare l'amichevole. Vediamo un po', facciamo il gioco della torre. Due scelte:
Mettiamo quattro giocatori dell'Unione, giovanissimi, classe 99-2000, Tizio, Caio, Mario e Sempronio, che vengono selezionati da Milan, Inter, Juve e Roma. Dall'altro lato, invece, una promozione Serie D. Che cosa sceglie in Superone? No, la prima, sicuramente la prima. Ma in linea senza, con, senza, la no, 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 senza dubbio, sì, 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 sì. Anche ci se metti il Napoli pure. Anche il Napoli. Se prendiamo l'altro ragazzo da Napoli. È la ragione d'essere dell'Unione. È la ragione d'essere dell'Unione, diciamo. Ma poi sarebbe un orgoglio per, non solo per l'Unione, ma per Vicelli, per il territorio. Quindi valorizzeremo veramente ciò che portiamo avanti. Quindi, perché sappiamo bene che è da tempo, da anni, che non viene fuori un giocatore qui dalla zona. Parlo di giocatori di Serie A o... Ma proprio della zona, il problema della è zona, quello, non di Bicelli, proprio è della zona. È della zona. Ci sono degli ottimi giocatori, vedi Lattanzio stesso che conosciamo bene, che adesso gioca nell'Andre, ma sono sempre giocatori di Serie C, cioè in Serie B trovare un ragazzo qui della zona è difficile. Effettivamente è così. Magari i cinque dell'Unione possano un domani vestire questi. Beh, l'anno scorso c'è stato il contatto con l'Entella, la Sampdoria, l'Entella. Sì, 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 abbiamo il Carpi, abbiamo fatto comunque fare dei provini a dei nostri tesserati, quindi già sono risultati che comunque arrivano, piano piano arrivano. Ecco, questo con il Foggia, quest'anno anche con il Foggia, con Colella, che poi ci è stato comunque restituito, però in ogni caso sono sempre esperienze che facciamo fare ai nostri tesserati. Enzo, hai l'impressione che vi stiate accreditando sempre di più come società attiva nell'ambito giovanile? Forse all'inizio non godevate di quella credibilità nel settore giovanile, invece adesso sono passati 5-6 anni e si comincia a fare sul serio, e comunque si comprende che l'Unione vuole fare le cose per bene e le fa. Ma non dico lo scotto da pagare, ma quando inizi qualcosa è chiaro che devi pian piano fare esperienza, pian piano pagare qualche errore, e quindi ogni anno facciamo meno errori e questo ci permette di essere più professionali, più basati sul progetto che andiamo a fare. Quindi è chiaro che devi dare del tempo alle cose per poterle fare per bene. D'accordo, non lo tocchiamo ulteriormente. La cosa bella di Enzo Pedone e dei dirigenti dell'Unione è questa: si passa più di metà del tempo a parlare di settore giovanile, e questo già veramente fa capire, perché è inevitabile che si parli tanto di settore giovanile, e questo è rarissimo, soprattutto nelle trasmissioni sportive, perché si pensa molto probabilmente più all'aspetto unicamente che riguarda la prima squadra. Invece l'Unione è un pianeta completamente diverso. Quello che appunto che cerchiamo di portare avanti, ormai se vogliamo il budget è 50-50, quindi questo mi fa capire quanto ci teniamo e quanto investiamo sul settore giovanile. Ieri ha segnato un nostro giovanissimo, perché Binetti, Sebastiano, esatto. Binetti è proprio nato con l'Unione, era tra i giovanissimi con Mister Rumma, è portato per tutta la trafila fino in prima squadra ed è colui che ci ha permesso ieri di vincere una partita importante. Un'enorme soddisfazione anche per il mister, non solo nel conquistare tre punti, ma anche nel vedere un giocatore che ha arrivato. Anche perché la seconda rete che realizza Binetti l'ha realizzato anche ad Otranto, quindi ecco, speriamo che col tempo possano essere loro i risolutori delle partite. Grazie. Ringraziamo il presidente Enzo Pedone e in bocca al lupo per il proseguo della stagione, tutte le stagioni di buona fortuna per la gara di Vetrana, ricordiamolo, sperando che la Vetrana i gol li abbia fatti tutti in questa partita, in questa giornata. Hanno finito i gol, quindi non ne fanno con l'Unione. Potrebbe essere. No, ma è la Radio, scusami, che ha vinto 5-0. La Vetrana ha vinto 0-2. Mi confondo. La Radio ha vinto 5-0. Vabbè, però ne ha fatti due. No, la incontriamo fra 2 settimane. Quindi... Speriamo che sia finita la benzina, dai. Ma mi confonderò sempre tra Vetrana e Radio. È incredibile. Grazie ancora a Enzo Pedone. Grazie a Enzo Pedone, presidente dell'Unione Calcio
vi sceglie per essere stato Gera. Ciao Enzo, grazie. Okay. Possiamo allora possiamo andiamo. Abbiamo un quarto d'ora per parlare un quarto d'ora per parlare di tutto il resto. Saltando i Lions, no, non è vero. Ci tocca. Purtroppo mi tocca. Che vi devo dire? Si è giocata ieri a Recanati la partita più lunga nella storia del basket bicegliese. Dopo tre tempi supplementari è finita 110 a 102 per Recanati, che ha avuto la meglio su Dipinto Panifici. Siamo alla settima battuta d'arresto su 10 incontri. La formazione nerazzurra allenata da Domenico Sorgentone ha recuperato Edoardo Di Emilio, ma non ha potuto disporre di Alessandro Azzaro, che venerdì in allenamento aveva preso una botta al mento e quindi è stato costretto a ricorrere addirittura a tre punti di sutura e con la mandibola dolorante non ha partecipato al match. Quindi rotazioni corte sotto canestro per la compagine nerazzurra, tanto per cambiare. La partita sembrava essersi messa bene per Dipinto Panifici, avanti 43 a 35 all'intervallo lungo e ancora in vantaggio, ma nel quarto periodo Recanati ha prepotentemente recuperato lo scarto, lo svantaggio, giungendo quindi poi al primo supplementare. Bicelli ha avuto la palla della vittoria al termine del quarto periodo, ma non è riuscita ad andare a segno dopo i due tiri liberi con cui Guarino aveva impattato la situazione. Nel primo supplementare sembrava finita per i nerazzurri, addirittura erano sotto di 6, poi hanno recuperato grazie a un grande Manuel Diomede, che ha realizzato un canestro da 3 subendo fallo, ha segnato tiro libero aggiuntivo e poi ha segnato un altro canestro parzialino, quindi di 6 a 0, e parità ristabilita. Secondo tempo supplementare, prima hanno preso un po' il vantaggio i nerazzurri con Simone Bonfiglio, poi gradualmente l'uscita per falli di vari giocatori da una parte e dall'altra ha finito per penalizzare i nerazzurri, che sono stati raggiunti, sono finiti sotto anche nel secondo supplementare di 5 lunghezze, hanno nuovamente recuperato sempre con un grande Manuel Diomede. Nel terzo supplementare infine non c'è stato più nulla da fare, anche perché dopo l'infortunio di Diego Terenzi erano rimasti in campo Tiam, unico lungo a disposizione di Sorgentone, con l'under Papagni, Tommaso Papagni, con un altro under Pucci e i soli Di Emilio e Diomede, addirittura con Pucci che giocava da numero 4, giocava da lungo perché ormai erano finiti tutti i giocatori. La partita si è conclusa con il punteggio di 110 a 102 e perciò da registrare la settima sconfitta in 10 gare per la formazione nerazzurra. Possiamo dire la meno amara, però. Sì, probabilmente la meno amara, perché ci può stare, poi i supplementari diventano il supplementare, di solito ce n'è uno nella pallacanestro, diventa un qualcosa di difficile veramente da dirimere, perché quando arrivi lì insomma ci vuole anche un pizzico di fortuna che Dipinto Panifici non ha avuto. Per gli annali è la prima volta nella storia della pallacanestro in questa città che si giunge a un terzo tempo supplementare. Era capitato di finire con due tempi supplementari altre tre volte nella grande stagione della vittoria della C2 alla C1, 96-97, nella mitica sfida sul campo del CUS Promo Basket Bari, una partita epica ricordata dai tanti appassionati bicegliesi e anche da chi ha avuto la fortuna di esserci e di giocarla quella partita. Un'altra gara a Ferrazzano, a 800 metri sul livello del mare, Ferrazzano, frazione di Campobasso, con Ferentin Ferrazzano, finì dopo due tempi supplementari e fu sconfitta per la squadra allora allenata da Antonio Marra nel 98-99, altra partita epica da cui poi fu creato il famoso avatar con cui il sottoscritto firmava alcuni articoli, ovvero conosco Ferrazzano. E poi la sfida sempre in Molise a Campobasso con l'Olimpia Campobasso in campionato, era la 23esima giornata del torneo 2006-2007, partita che fu vinta, era l'ambrosia del compianto coach Stefano Ranuzzi e degli argentini Gramaio, Varisco, Raffaelli, Rossi Pose e Bosco. Fu una bella vittoria quella volta per la formazione
nell'azzurra. Domenica Dipinto Panifici affronterà in casa Ortona, poi ci sarà giovedì 7 dicembre alle 21 la sfida interna con Campli nel turno infrasettimanale. Inutile dire che servono assolutamente due vittorie per rimpinguare una classifica assolutamente deficitaria. La regular season è praticamente finita per quanto riguarda la questione di testa, perché la cestistica San Severo ha vinto anche la 10ª partita consecutiva e adesso ha un vantaggio, pensate un po', di 8 punti rispetto al gruppetto delle seconde. C'è una squadra in testa con 20 punti e chi insegue ne ha 12. Insomma, campionato assolutamente chiuso, lotta per il primo posto ormai bella che è andata, per merito della cestistica San Severo, per demerito di tante altre protagoniste mancate di questo torneo. La cosa curiosa è che molto probabilmente alla fine del girone d'andata, per determinare la seconda classificata, quindi la seconda qualificata dal girone C alla Final 8 di Coppa Italia, bisognerà ricorrere a una mega classifica, a una classificona avulsa tra più squadre, perché qui insomma l'andazzo è quello, e molto probabilmente la seconda classificata del girone C sarà la squadra con meno punti alla fine del girone andata ad accedere alla Final 8 di Coppa Italia. Questo per gli amanti delle statistiche. Continuiamo purtroppo con le note non positivissime, con il Futsal Biceglie. Eh sì, il Futsal Biceglie si è salvato al Paladolmen con l'Odissea 2000, perché dopo lo svantaggio di 1-0 recuperato da Denner, ha di nuovo subito uno svantaggio a 7 minuti dalla fine. Segnato Dentini. E a 2 minuti dalla fine neanche è riuscito a riagguantare il risultato sul 2-2 con Denner sempre. La rete di Gabriel. Ma quando cade Dentini, che lo mettono sotto il cuscino? No? Un pareggio che salva il Futsal Biceglie, che diciamo tiene questo punto in classifica, anche se non migliora la sua classifica, che purtroppo è sempre ultimo. Anche se ha agganciato il Lido di Ostia a quota 5, c'è da dire del Futsal Biceglie, c'è da sottolineare una buona prestazione, le parate di Marco Sinigale, che è stato utilizzato diciamo in alternanza con Taibi, che non era proprio al massimo. Voglio spendere qualche battuta sul Futsal Biceglie. La situazione non è sicuramente quella che ci si aspettava a inizio stagione, un po' di tranquillità non guasterebbe all'ambiente, soprattutto cercare a tutti i modi lo scoop, l'esclusiva, insomma siamo capaci a farlo tutti, magari lasciare lavorare in tranquillità una dirigenza che ha bisogno di un po' di tempo e che si trova in una condizione di oggettiva difficoltà, sarebbe più opportuno per tutti nell'interesse dello sport di questa città. Quindi io posso soltanto augurare buon lavoro in questi momenti non semplici agli amici del Futsal Biceglie, che dovranno anche pensare a prendere decisioni importanti, come del resto dovranno pensare di valutare decisioni importanti anche i dirigenti dei Lions, perché lo sport è anche questo. Io posso proporne una per i Lions: esonerate l'addetto stampa. Sì, può essere una buona soluzione. Anche la fotografa, direi, però. No, perché la fotografa sta tanto bene. No? Ah, vabbè, brava la fotografa. Allora, per concludere, in campionato il Money Time rimane sempre in testa, anche se ha riposato in questa giornata. C'ha 27.000 punti di vantaggio, no? Ma può riposare 3 mesi. Se nella Serie B di basket il campionato si è chiuso oggi, quello della Serie A2 di calcio a 5 si è chiusa alla prima giornata. Direi proprio di sì. Al posto delle iscrizioni, come hanno visto tutta la formazione. Quando hanno tesserato i giocatori. Il Meta ha vinto in casa e c'è un bel gruppetto a 8 punti che diciamo... si può acchiappare, sì. Dai, mettiamola così, a cominciare dal Noi Cattaro, campo su cui andrà a giocare Futsal Biceglie sabato. Noi Cattaro non lo dico io, lo dice qualcun altro,
non vogliamo, chiudiamo questa pagina vergognosa su chi diceva noi cattero. Allora, se parliamo di squadre che stanno avendo un rendimento da campionato virtualmente concluso, parliamo di volley e pensiamo a Sportiva adesso. Sì, assolutamente. Sì, ma il campionato non è per niente chiuso, perché qui è una questione seria. Intanto Sportiva è andata a dare schiaffi in quel di San Nicola alla Lixia Volley e non era per niente scontato. 3-0 fuori casa a una squadra che era ancora a punteggio pieno, era l'unica superstite a punteggio pieno oltre il team di Nicola Nuzzi. 3-0 secco, insomma, l'impressione che questo campionato stia prendendo la direzione del club presieduto da Angelo Grammatica. Ha vinto e quindi resta a quota 18 punti in classifica, appaiata a Sportiglia, l'Adriatica Trani, che ha superato 3-0 in casa l'RD Taranto in una partita che non era semplice per la squadra di Mauro Mazzola, che ha perso per infortunio Nadia Volpe, ma sembra aver trovato i giusti equilibri, e credo che ci sarà veramente una bella lotta a due tra Sportiglia e Adriatica. L'Adriatica deve ancora riposare e questo mette virtualmente Sportiglia al comando della classifica del girone A di Serie C, in testa, come in testa qualcuno ha preso la Serrana poco fa con appunto 18 punti, ma questo succede soltanto al terzo tempo. Sì, non vuole perdere la testa, sono stati dei colpi di testa, forse invece una responsabilità di Adriatica stessa. Parliamo ancora degli sport femminili. Purtroppo la Biceglie femminile perde purtroppo terreno. Io detesto sentire dire cose tipo la futsal. Cioè, ragazzi, la futsal è... Mi sono un po' boldrinizzato. La futsal, sappiatelo, la futsal è da arresto. Cioè, proprio non si può. Cioè, ragazzi, non esiste. Vabbè, in italiano. Il biceglie femminile ha ceduto il passo a guardavele alla Alex Zulli Gold Futsal, risultato di 4-3 a favore delle abruzzesi sugli scudi Lorenza Zulli, che suppongo abbia rapporto di parentela, sia la figlia o la nipote, con dovrebbe essere la sorella dell'allenatore, se non lo so, però ha fatto 3 gol di 3 reti, soprattutto il gol decisivo realizzato a 2 secondi dal termine. L'altra rete di Pastorini per le ragazze care al DS Nicchia Battista, hanno segnato Rebecca Patì, Annese Patì. Ed Ellen Castro, che è ritornata velocissimamente dagli impegni iridati. Ha fatto l'autorete Ellen Castro, non si riesce a capire bene, ci hanno mandato un tabellino in cui non c'è il marcatore, c'è un gol del biceglie femminile che non ha marcatore. Si dice autogol Castro, non... No, c'è proprio questo gol dove non c'è scritto che ha segnato. Suppongo qualcuno del biceglie. Suppongo sia il suo, però... No, ha fatto purtroppo. Però in classifica adesso la Z Gol Futsal è a tre punti di vantaggio, ma anche la Z deve riposare. No, l'ha già fatto. Già fatto il riposo. La Z a me viene a Z tanto al conto, sarebbe peccato. Pubblicità. Già fatto il riposo per le teatrine. Parliamo di prima categoria, perché il Donuva è riuscito a spuntarla anche sul campo del Bitetto. 3-2 per la squadra allenata da mister Carlucci. E non mi viene, ragazzi. Sì, è di brutto. Quindi continua il percorso dei bianco giallo blu, un percorso comunque importante che potrà. Siamo alla sesta vittoria su 10 incontri, manca un pareggio, non conosce mezze misure questo Donuva del caro amico Emanuele Troilo. Insomma, è andato a vincere, ha tolto il primato al Bitetto. Adesso c'è il Borgo Rosso in testa. Con 20 punti, ma il Donuva a quota 18. È assolutamente pericoloso. Io vi devo abbandonare perché sono di corsa. Io avevo detto di dove dovevamo finire. Lo so, dobbiamo andare avanti e andremo avanti anche senza di te. Vi saluto tutti, un bacio, ci vediamo venerdì. Corre Cristina. Allora, concludiamo. Mi metto al centro, mi metto sul trono. Ecco, come corre. Tronista di uomini e donne. Ecco qua. Allora andiamo avanti. 3 reti velocissime proprio del Donuva. Una di Giacomino Forcelli, doppietta di Fode Cavalli. Sei sempre l'amico tuo che segna, dai, Fode. Allora, a proposito di amici che segnano, ce n'è uno mio. Parliamo del...
ha fatto 3 gol, uno più bello. Parliamo di Lazio Calcio a 5, che è riuscita al Paladolmen a sconfiggere la Delfia 4-3, di cui 3 reti di Sergio De Cilis, di cui una all'ultimo minuto che ha deciso il match. Vabbè, Sergio assolutamente giocatore illegale per il campionato di C1, cioè ragazzi, Sergio, sì. Sergio un grande, io voglio Sergio De Cilis ospite in trasmissione, assolutamente lo dobbiamo portare perché è un grande, ha fatto 3 gol bellissimi, il primo dribbling secco su 2 avversari e pallonetto scavetto al portiere, il secondo tiro di Angelo Cassanelli, lui proprio con senso del gol ci ha messo il gambino nel caso suo, ha deviato la palla ed è finita in porta, e poi il gol stupendo con una giocata destro-sinistro, l'ha messa sul primo palo, il portiere non ha fatto neanche in tempo a vedere il pallone che gli è passato proprio di fianco. 3 gol bellissimi di un giocatore per la cronaca, anche in gol Gigi Palermo, anche bello anche il gol di Gigi, sì gol. Assolutamente, ma è stata veramente una partita di bella qualità, una Diaz che si è ritrovata dopo il pareggio con il Futsal Bat e adesso in classifica occupa l'ultimo posto per i playoff, quindi assolutamente un ottimo risultato. Bartolo, credo che questo sia l'anno buono per vedere la Diaz nei playoff. Io credo che questa volta ce la possono fare questi ragazzi. Me lo auguro. Per la Delfia scende di posto la Delfia da essere seconda. Bella squadra la Delfia, Gaspar, sì. Anastasia che giocava nell'Atletico Cassano, insomma gente che ha fatto la Serie B, squadra veramente di grande qualità. Che però è retrocessa in classifica da seconda a terza. Sì, campionato in cui è in testa, contrariamente ai pronostici che si fanno spesso, sono in testa le Aquile Molfetta anche con un buon margine. Credo abbiano 6 punti di vantaggio sulla seconda, che dovrebbe essere il Futsal Salapia adesso con 28 punti se non mi sbaglio. Poi c'è la Diaz, sì vabbè, non andiamo a controllare altrimenti poi sì. Non finiamo più. Poi c'è la Diaz che comunque 25 punti a quota 25, una Diaz che è veramente in grande salute, ma in grandissima salute Bartolo, in grande spolvero una squadra che l'ha spuntata nella stracittadina della C2. Esatto, e parliamo del Nettuno, del presidentissimo e nostro amico Tonio Papagni, una zampata decisiva allo scadere al 61esimo minuto di gioco di Emanuele Arcieri ha consentito di trionfare sul Football Sincol. Ole, ma lo diciamo in una maniera molto vabbè, hanno perso, però hanno perso soft, hanno perso comunque a testa alta, ma devo dire ha vinto il calcio a 5 bicegliese in questa occasione al Centro Sportivo Aurora, gara combattuta, devo dire prevalentemente superiore la formazione di mister Bartolo Sasso, che ha fatto valere soprattutto il fattore campo, doppietta di Pietro Logoluso, gol di Nico Colangelo, poi abbiamo detto gol decisivo di Emanuele Arcieri per i ragazzi di mister Tritto, due di Gianluca Di Benedetto e una di Piero Lamanuzzi, che è stato il nostro ospite venerdì. Tra l'altro, mister Bartolo Sasso aveva detto che avrebbe tolto volentieri Gianluca Di Benedetto al Football Singo e aveva ragione, e ha segnato pure può Piero, dirlo assolutamente stato, forte che è stato uno sozzi. È stata una bella partita, c'erano oltre 300 persone al Centro Sportivo Aurora, 300 persone per la C2 di calcio a 5, sono veramente un grande pubblico, stanno a sottolineare assolutamente la passione e l'affetto che c'è verso queste due squadre. L'auspicio da parte nostra è che possano entrambe magari riuscire a salire, perché dai, non vedere il Nettuno in C1, insomma, piange il cuore, sapendo la storia gloriosa di questa società che dal 1999 porta alto il nome di Biceglie nel futsal. Per par condicio anche il Football 5, noi la ricordiamo benissimo come Santos, assolutamente. Con il ricordo vivissimo del presidente Davide Sangilli, quindi auguriamo al Football 5, che adesso è quarto in classifica a quota 12 punti, un diciamo pronto riscatto già nel prossimo turno. Vado veloce con il tennis tavolo, le tre squadre Dolmen non hanno quagliato un granché, è stato un turno un po' negativo, devo dire la verità, 2 pareggi e una sconfitta, ha pareggiato il team A sul campo del Molfetta Green 3-3, ha perso malamente in casa il Dolmen B col Corato Barracuda 6-0,
Corato Barracuda che potrebbe prendere il largo al vertice del girone B del campionato di serie D2. Vedremo però quello che accadrà, siamo ancora nel girone d'andata. Mentre la squadra C ha racimolato un altro punticino, 3-3 in casa col TT Bari C. Insomma, la squadra C continua a far parlare di sé per i risultati positivi. 3-3 finita anche un'altra partita, ma non di tennis tavolo, di calcio a 5. Per la serie C regionale, l'Arcadia di mister Daniele Spina ha impattato col Silvio Ottaviano, 3-3 il punteggio finale di questa gara. Nel basket, per quanto riguarda il campionato di promozione, sabato sera vittoria della Virtus Foggia per 70-65 al Paladomen con i Bulls di coach Pasquale Scocimarro. I Bulls che comunque hanno dato battaglia fino all'ultimo, una bella prestazione della formazione, giovanissima formazione vicegliese che gravita naturalmente nell'orbita Lions, mentre i Raptors in prima divisione hanno perso sempre fra le mura amiche dell'impianto di Via Ruvo, ma domenica pomeriggio nella sfida giocata con la Fenice Cerignola, 41-29 il punteggio finale, ancora una sconfitta per questa formazione comunque composta da vecchie glorie, formazione amatoriale. Per quanto riguarda invece il ciclismo, ieri un'altra tappa del trofeo Tremari in quel di Caserta, come è andata Luca? Sì, la Ludobike si è dimostrata di nuovo su, nella situazione con il primo posto di Ettore Lo Consolo, Ilaria Scarpa e il secondo posto di Mauro Mastrapasqua. Terzo posto. E ricordiamo a un secondo da Ivan Carrer, quindi un ottimo risultato di Mauro e anche di tutto il team della Ludobike. Sì, ricordo per la Ludobike anche Alessia Scarpa, quarta tra le juniores donne, Michele Francavilla altrettanto quarto fra i master 4, tra gli esordienti in gara anche Francesco Lanotte 17esimo e Davide Di Gregorio 19esimo. Era il trofeo Tremari di ciclocross, sì. Ricordiamo il secondo posto anche di Adela De Preziosa nella categoria allievi femminili. Assolutamente, sì. Tra gli juniori su un altro podio di un bicegliese, Aldo Mastrapasqua, tesserato per la Ballerini Bari, arrivato terzo in questa gara con Mattia Germinario da Cavallaro quinto, un altro bicegliese credo, Francesco Ginetti sesto, sempre per la scuola di ciclismo Franco Ballerini Bari. Insomma, il ciclismo continua a regalare belle soddisfazioni, sottolineo anche la vittoria di Giuseppe Belgiovine che si è aggiudicato l'Iron Bike, questa gara a tappe, questo circuito che si svolge ogni anno. Giuseppe Belgiovine è tesserato per il team Eurobike di Corato. Prima di chiudere ricordiamo che è partito il sondaggio per quanto concerne bicegliese dell'anno 2017, naturalmente delle 10 categorie ce ne sono due che riguardano lo sport, la categoria atleti. I 5 candidati sono la pallavolista Ramona Ricchiuti, che al momento è in testa alla classifica, ma siamo soltanto al secondo giorno di votazioni. Al secondo posto Mauro Mastrapasqua, piccolo giovane ciclista, categoria esordienti della squadra di ciclismo Ludobike. Andrea poi Pellegrino, credo tennista. Il tennista Andrea Pellegrino al terzo posto. Sì, spendo qualche parola su Andrea Pellegrino che di solito non seguiamo. Andrea Pellegrini ha partecipato ad Andria all'ATP Challenger Castel del Monte, si è fermato ai quarti di finale, comunque resta stabilmente nelle prime 350-370 posizioni del ranking Maurizio mondiale. Cacialupi, che il pesista Maurizio Cacialupi, che fa sollevamento, fa la bench press, e poi il nostro Giovanni Logoruso per il basket, ieri decisivo nell'ennesima vittoria della Fortitudo Trani in Serie D, gli ha portato fortuna questa nomination nella categoria atleti. Per quanto riguarda invece la categoria squadre sportive, abbiamo naturalmente preso come riferimento la prima parte del 2017, motivo per cui abbiamo candidato i Biceglie Calcio, che al momento è in testa al sondaggio. Al secondo posto Sportivi a Volley, che ricordiamo ha vinto la Serie D e la Coppa Puglia in questo 2017. Terzo posto per il tennis tavolo Dolmen, tennis tavolo Dolmen che ha vinto il riconoscimento nel 2015 e comunque ha sviluppato ancora molta attività, con la terza squadra che partecipa al campionato di Serie D2 con l'ambizione di salire con una delle due squadre principali in D1 e soprattutto con un settore giovanile avviato, e ne abbiamo parlato. La ginnastica ritmica Iris, che si è consolidata in Serie A2 di questa disciplina, e il Dodova, che naturalmente in questa stagione ha vinto i playoff di seconda categoria passando
in prima categoria e sappiamo essere tra le formazioni di vertice della prima categoria. Possiamo dire, Bartolo, che chi sta un po' mancando in questo, in questa fase storica dello sport biceliese sono le due alternative indoor, le due regine indoor dello sport biceliese, ovvero Lions Basket e Salviceglie, che sono incredibilmente in coda ai rispettivi campionati. Il Biceglie sta facendo un ottimo torneo di Serie C, un bel ritorno nel professionismo e lo sottolineiamo con grandissimo piacere. Tante altre società si stanno strutturando, stanno migliorando nei risultati, ci sono delle conferme, ci sono delle piacevoli sorprese. Credo che quella del Donuva sia una piacevole sorpresa. Tra le conferme ci metto Sportiglia, Biceglie femminile, che comunque sappiamo essere un progetto teso a cercare di ottenere la massima categoria del calcio a 5 in rosa. Tante belle conferme, un'offerta sportiva come ce ne sono poche dalle nostre parti, ma direi in tutti i comuni italiani delle dimensioni, con gli abitanti di Biceglie è difficile trovare una così varia offerta sportiva. Noi cerchiamo di seguirla nel migliore dei modi, con tutto l'impegno che ci possiamo mettere. Che altro dire, Bartolo? Lanciamo i prossimi appuntamenti. Allora, prima di lanciare i prossimi appuntamenti faccio una chiosa finale, una frase molto molto ad impatto che ha detto Pierluigi Pardo, perché abbiamo seguito la presentazione del suo libro Lo stretto necessario, parlando con uno dei suoi interlocutori, che ha fatto la domanda, e hanno parlato di Milan. Ha detto: per ogni squadra sportiva, per ogni attività sportiva c'è una ciclicità continua, quindi quello che magari può essere un fallimento oggi può essere un trionfo domani, quindi se ci sono dei risultati altalenanti bisogna aspettare e sperare, perché tutto può tranquillamente tornare. Quindi anche per Lions Basket e Futsal Biceglie ci daranno grandissime soddisfazioni, e spero a partire dal prossimo weekend. Restate sarebbe sempre anche ora. Sì, assolutamente, li aspettiamo ben volentieri, così come aspettiamo voi amici di Biceglie Viva venerdì pomeriggio, mi raccomando, dalle ore 19 con... mi raccomando, venerdì torniamo alle 19, l'abbiamo fatto solo per Pietro. Vogliamo che ci sono tante novità, stanno arrivando delle novità, stanno arrivando alcune novità. Sì, stanno lo scoprirete arrivando anche alle nostre spalle. Sì, è vero, lo scoprirete anche alle nostre spalle, siete stati veramente in tanti anche in questo appuntamento. Io ricordo che Terzo Tempo torna lunedì alle 18.30 fino alle 20, cercando di non sforare per poi non sentirci incolpati da Cristina. Oggi non ci ha salutato Ilaria Salerno in diretta, perché era impegnata in faccende molto più molto più importanti. In regia ci ha come sempre coordinato il grande Antonio Lo Popolo, che fra poco secondo me debutterà in trasmissione. Facciamo la puntata 5, dai. Sì, posto c'è. Allora, ha provato a ostacolare la puntata anche oggi la nostra cara Alice Di Leo, ma non ci è riuscita più di tanto. No, scherziamo. Allora, siamo veramente ai saluti. Seguiteci su Biceglie Viva, ci saranno delle novità anche per quanto riguarda un palinsesto un pochettino più articolato e non soltanto con lo sport. Questa è un'altra novità che vi presenteremo nei prossimi giorni e a stretto giro. Per quanto riguarda lo sport, continuate a seguirci con quello che scriviamo, quello che leggerete, in un formato diverso rispetto a quello con cui ci avete imparato a conoscere negli ultimi tempi. Dai, vi ho dato un indizio, un piccolo indiziuccio. Allora, abbiamo chiuso tutto. Sì, Luca, sì. Non hai detto chi riposa al prossimo riposa turno. Riposa il Lecce, perché poi qualcuno... prossimo turno, un bel prossimo turno. Sarà Pagni Catania, che sarà l'anticipo venerdì 1 dicembre. Tante belle sfide, ma Tirani ho visto anche. Sì, ce ne sono Francavilla Monopoli, credo. L'abbiamo già detto, Francavilla Monopoli e Biceglie si racconta. Allora, venerdì 1 dicembre, io approfitto, tanto serve a poco perché i biglietti sono stati tutti venduti, Nanstone Key hanno fatto anche il cartello. Venerdì 1 dicembre c'è la prima alle 21 al Politeama per lo spettacolo della compagnia dialettale bicegliese. Saluto Franco Di Bitetto e tutti gli amici con il loro spettacolo Andraci Gudo Ferenzioi o Mancume Via Speciò. Naturalmente sarà un grandissimo successo, 4 serate, sold out, hanno finito
I biglietti, come sempre, gli amici e la compagnia dialettale ci dilettano e veramente gli faccio un grande in bocca al lupo a questi amici che portano avanti una bella e divertente E tradizione. se non c'è la loro commedia, per me, onestamente, non è Natale. Assolutamente. Per continuare a ridere, ricordo che sabato 2 in mattinata ci sarà Fabio Volo. No, scherzo. Sarà soltanto un firmacopie, però insomma, Fabio Volo a Biceglie, alle vecchie segherie Mastro Totaro, che hanno ospitato proprio venerdì scorso Pierluigi Pardo. È tutto, siete in tanti, vi ringrazio, vi ringraziamo ancora. Questa puntata la troverete sul nostro sito, la troverete anche sul nostro canale YouTube, ve lo garantisce Luca Ferrante, non pensate che lo faccia io. Grazie a tutti, buona serata, a venerdì, ciao! Ciao. Ciao.